Ehi la ciurma, io sono Mercedes e benvenuti in questo nuovo episodio numero 4 di Expeditions Conquistador. Eravamo in questa zona montuosa da esplorare, probabilmente credo che sia in questa direzione che sia arrivata la spedizione della moglie del tizio. Non mi ricordo se parlava di miniere o cosa. Montagna nord-ovest. Forse dovremmo poi esplorare questa zona un pochettino più in basso, dove iniziava quella stradina nelle montagne. Qua, da quanto dice la mappa, dovrebbe esserci una miniera. Vediamo un attimo. Dopo circa un giorno di marcia attraverso le montagne di Managua, ti imbatti nelle miniere spagnole. I minatori si fermano ad osservare il tuo arrivo e un soldato si avvicina a darti il benvenuto. Ehi laggiù! Sono il luogotenente Eduardo Perez! Perché siete qui, capitano? Julius Mazzetes, siamo solo di passaggio. Beh, offrirei volentieri al vostro contingente ospitalità per la notte, ma i nostri alloggi sono piuttosto inadeguati. Non vi infastidiremo a lungo, posso chiedervi di cosa vi occupate qui? Estraiamo ferro e argento. Queste montagne sono ricche di minerali, ma poiché abbiamo solo attrezzi vecchi e consumati, non riusciamo ad essere efficienti. È un lavoro pericoloso? Il lavoro in sé non comporta grandi rischi. Il problema sono i ribelli. Quel bruto di Esteban Gallego ha già preso il controllo di altre due miniere insieme alla sua banda errante di traditori e di selvaggi. Quando solito pronuncia il nome di Gallego Perez sputa per terra rabbiosamente. Ah. Quel bruto di Esteban Gallego ha già preso il controllo di altre due miniere. Cosa rende questi ribelli tanto pericolosi? Sono soprattutto ex soldati spagnoli a cui si sono uniti alcuni selvaggi. Sono ben addestrati e ben equipaggiati e si spostano in continuazione per non essere scovati. Attaccano all'improvviso in modi sempre diversi. Ma finora siete almeno riusciti a difendere la vostra miniera. Non ci hanno ancora attaccato, ma credo che sia solo una questione di tempo. Da chi prendete ordini? Dal capitano Juan Noriega di Santo Domingo, che a sua volta prende ordini dal governatore Manzanedo. Ma chi è il proprietario della miniera? Un gruppo di mercanti che si occupano anche di gestirla. Il governatore ci ha trasferito qui per garantirne la sicurezza. Da quel che so, le tasse che riceve dalla miniera sono più che sufficienti a pagare i nostri servizi. Quanti uomini avete sotto il vostro comando? Siamo 12 in tutto, me compreso. Non siamo abbastanza da resistere ad un'armata, ma i ribelli di solito attaccano in piccoli gruppi. Grazie di aver soddisfatto la mia curiosità, luogotenente. Ora proseguiremo il nostro cammino. Molto bene, vi auguro un viaggio tranquillo. Ok, quindi qua finisce con la miniera, non c'è altro. C'è un cinghiale. Boh, ci sono. Questa stradina conduce da qualche parte? Probabilmente sì. Non so se andare a prendere quella stradina oppure tornare indietro, ma proviamo in questa zona qua. C'è un baule e poi nient'altro, credo. Con dei preziosi, però è già una buona cosa. E mi sa che dobbiamo accamparci qua appena fuori dalla miniera. E ci accamperemo qua, allora. Non mi ricordo come eravamo rimasti in quanto a razioni. Oh, abbiamo parecchia carne, quindi metterei un'unità di carne e assegna a tutti. Ottimo. E poi, più che andare a cacciare, direi che ci conviene conservarne. 25 unità abbiamo, perché altrimenti va male. Quindi direi che incarichi facciamo conserva, conserva, conserva. Ma leggi se abbiamo tanta carne. Conserva, secondo me andrà comunque male, ce ne sarà che andrà male. Perché non mi conviene abbassare troppo la guardia. Forse uno posso ancora metterlo, togliere dalla guardia. Per due reazioni ci può stare. Speriamo che basti sta gente per fare la guardia. Siamo in montagna, quindi dovrebbe andare bene.
L'unica cosa è che domani non avremo carne. Però beh, abbiamo messo da parte 24 unità di risorse, quindi ci può stare. Le tue difese resistono, ok, un'unità è andata male. Allora, adesso scenderei di nuovo in giù di qua. Vediamo quanto riusciamo a fare prima che arrivi la notte. Mi sa non molto. Iniziamo a salire in su di qua e poi vediamo un po' come la situa. Ah, c'è della roba qua su, però non abbiamo più movimento. Oh, ci accampiamo di nuovo e metterei lui di nuovo di guardia. Razioni, una razione per tutti, sì. Per forza, l'ho già fatto in automatico, meglio così. Farei caccia per gli altri, perché pattuglia tanto è difficile, preferisco allora a questo punto andare a caccia, visto che di pattuglia non abbiamo un buon punteggio, anche se ne mettessi tutti di pattuglia non troviamo un Kaiser di niente. Ok, guardia 83, caccia 64%, e direi che ci può stare. Beh, 7 unità di carne, non è male. E vorrei vedere più che altro se abbiamo dei punti esperienza sufficienti. No, solo 80. Allora. Vorrei provare a salire un pochettino su di qua, vedere cosa troviamo, su per le montagne. Allora, là c'è un affare da esplorare. Si sale ancora? Direi che andiamo a prendere questo bottino. Mappiamo per bene le montagne. Siamo proprio in alto qua. E vediamo fin dove arriviamo. Ah, arriviamo praticamente solo fin qua. Eh sì, ci dobbiamo fermare di nuovo. Allora, razioni metterei il consumo di carne. Allora, un'unità di carne assegna a tutti. Ok. Così la consumiamo, quella che abbiamo. E il resto li mantengo uguali. Vediamo se per caso riusciamo a trovare un pochettino di carne. Le difese resistono, abbiamo ottenuto 18 unità di carne. Ottima cosa. Abbiamo per caso 90. Allora, c'è un cinghiale lassù, buona cosa. Non so se riusciamo a prenderlo. Se lo prendessimo sarebbe un ottimo. Ottimo, altre 18 unità di carne. Allora, qua la zona è molto incasinata. Cosa c'è là sotto? C'è qualcosa che gira. Mi sembra di vedere. Andiamo in questa direzione. Mi sto perdendo un po'. C'è un luogo di interesse lassù. Proviamo ad avvicinarci prima di accamparci. È un evento, suppongo. Forse è dove si è persa la spedizione. Di là. Ah, c'è un altro affare da mappare. Dopo ricordiamoci di fermarci là. Allora, direi assegna a tutti una razione di carne e poi farei che conserviamo. Quanta carne ci resta? 25, ottimo. A riserve stiamo andando abbastanza bene. Allora, facciamo che conservare per tutti. Conserva, conserva, e ne mettiamo un altro conserva sperando che reggano le difese. No, guardia è solo 68%. No. Non siamo più in montagna, eh. Siamo in area giungla, quindi mi sa che ci conviene perdere delle unità di cibo, ma avere una guardia è migliore. Non so se togliere altre due unità qua. Mi sa che mi conviene. La priorità è di fare la guardia. Mi sa che prossimo giro aumenterò il punteggio di guardia di qualcheduno dei miei soldati. Alla sera Pedro Alvarado viene verso di te, con aria solenne chiede di parlarti in privato. Nei suoi occhi leggi immediatamente del nervosismo per quello che deve dirti. Allora, vediamo cosa da dirci. Alvarado si schiaccia la voce. Capitan Mazzetes, ho una richiesta importante da farvi. Forse vi sembrerà assurdo,
Ma sento che devo chiedervelo, se non voglio che questo dubbio ancora mi tormenti per tutto il viaggio che abbiamo ancora davanti. In qualità di recluta della mia compagnia potete sempre parlare liberamente. Lo so, e questo è uno dei motivi per cui vi ammiro. Guidate questo gruppo con grande disciplina, captazio e benevolenze, ma ho sempre pensato che voi abbiate grande stima e rispetto per noi. Quando eravamo a Santiago, nella taverna, ho scambiato quattro chiacchiere con un'esploratrice che era appena tornata da una regione chiamata Boaruco, nella parte occidentale dell'isola. Mi disse che aveva trovato un'antica lastra di pietra su cui erano incisi dei simboli, i quali descrivevano un tempio antico colmo di doni sacrificali in onore di dei pagani. Mi disse che aveva trovato un anziano della tribù dei Taino in grado di comprendere il significato di quei simboli, e che stava cercando di mettere insieme un gruppo con il quale tornare a Boaruco per scovare il tempio. Il suo obiettivo è entrare in possesso del tesoro e mi chiese se volevo unirmi alla sua spedizione. Il gruppo sarà composto da una decina di soldati e il tesoro sarà diviso in parti uguali tra tutti i partecipanti, qualunque esso sia. Cribbio, ci chiede di assentarsi per 14 giorni. Chi è Pedro? Posso vedere chi è Pedro? È lui, Pedro Alvarado, è un dottore. Ci hai sempre servito fedelmente, spero che tu possa guadagnare dell'esperienza in questa avventura e spero che tu possa tornare a condividere qualcosa con noi, ecco, che non sia solo un tuo mero guadagno. Detto questo, come posso negarvi un'opportunità come questa, vedendo la voglia di avventura che accende i vostri occhi? Raccogliete le vostre cose in modo che domani mattina all'alba potrete partire. Dio vi accompagni. E speriamo di farcela senza di lui per 14 giorni. 14 giorni sono tantissimi. Un sorriso radioso riempie il volto di Pedro, che afferra la tua mano e la stringe con forza. Grazie, capitano! Non sapete quanto sia importante per me. Terrò alto il valore della nostra compagnia in questa spedizione. Grazie! Poi Pedro corre via verso la sua tenda per prepararsi alla partenza. Le difese hanno resistito comunque. Andiamo a vedere sto evento. Però sto evento, Cribbio, senza Pedro lo devo fare. Forse mi conviene di più esplorare e poi badare a Pedro. Cioè andare là quando ci sarà anche Pedro. Qua c'è altra roba, proviamo ad andare di qua, vediamo che c'è in questa direzione, c'è un'altra stradina, là cosa c'è? C'è una strada che sale. Non ci arriviamo, scendiamo un attimo in giù e ci accampiamo. Ci manca Pedro, ci manca Pedro. Allora, però siamo di nuovo in montagna, quindi abbiamo pochissime opportunità di cacciare. E 59%, credo. Speriamo di trovare qualcosa. Senza Pedro sarà un po' difficile. Togliamo uno di guardia. 83% dovrebbe bastarci. Speriamo che... E razioni è una razione per tutti. Sì! Sì, le difese resistono e abbiamo trovato 11 unità di carne. Alleluia. Possiamo far salire qualcuno di livello. Farei salire o qualcuno di caccia o qualcuno di difesa.
Forse qualcuno di caccia. La scorsa volta abbiamo fatto salire i Ruenes di guardia. Farei salire qualcuno di caccia a sto giro. Abbiamo due cacciatori, Alejandro Pintado e Rafael Lopez. Allora, cos'hanno? Sono equipaggiati uguali alla fine. Alejandro, dai. Puoi sferrare due attacchi a distanza con il 30% di precisione in meno ciascuno. Ah. E l'abilità passiva che prende. E l'attiva sarebbe, allora, adrenalina dipendente. Ok. Può prendere l'alabarda. Oppure può prendere l'arco. Io gli darei l'arco. Così che può tirare anche a maggiore distanza. Visto che ha una buona precisione con il tiro a distanza. E aumenterei tutto a caccia. Sì. Ottimo, speriamo che ci migliori un pochettino la questione della caccia perché. Dove andiamo? Io salirei su, là sotto sappiamo qualcosa. Non sappiamo niente di là. Proviamo ad andare di qua, vediamo cosa c'è. Non vorrei scendere su. No, non mi fa salire lassù. No, non mi dire, devo fare tutto il giro per arrivare là, ma c'è qualcosa là? No, mi sa di no. Beh, esploreremo quando avremo di nuovo Pedro, va? Qua c'è una strada che sale, si può arrivare qua? No. E proviamo a scendere fin qua allora. Dove stiamo arrivando? Stiamo scendendo di nuovo là sulla strada. Vediamo un po' allora. Razioni, farei un'unità di carne per tutti. E ce ne avanza ancora una, che però direi che buttiamo. E gli altri, guardia caccia è salito al 66. Se tolgo lui, che cosa cambia? Metto pattuglia. Aggiunge parecchio. Aggiunge 14%. Buono, direi che ci può stare alla grande. 17 unità di carne! Spettacolo! Mannaggia la ricchezza, allora facciamo un giro lungo, vediamo, esploriamo un po' la zona intanto che ci manca Pedro. Ah, qua c'è un altro di quegli affari delle esplorazioni delle montagne. Però dobbiamo accamparci prima perché non abbiamo più possibilità. Allora, razione, darei una unità di carne a tutti, ottimo. E ne restano ancora 17 unità. Quindi direi che metterei a conservare le 17 unità. Sono 17 unità, credo, sono più di un giorno. Com'è? Ah, lui che a caccia ne conserva 7 alla volta? Ma ottimo! Non sapevo questo, che la conserva migliora, cioè la caccia, le abilità caccia migliora anche la possibilità di conservare il cibo. Allora ottimo! Magari trovano anche della carne. Ci sono molte cose da sbrigare al campamento stasera, quindi decidi di mettere Federico Quintero a capo della squadra di caccia. Quando la squadra rientra in piena agitazione, due servitori trasportano Quintero sanguinante. Oddio, su una barella improvvisata con terrore riferiscono di essere stati attaccati da orribili creature dalla palude. Tranquilli. Riesce a tranquillizzare tutti ed esamini con calma le ferite di Quintero. La parte inferiore del suo corpo presenta segni di morsi molto profondi. Interroghi i servitori che erano a caccia con Quintero ed essi ti dicono con terrore una sorta di rettile gigante.
Oddio, ti ricordi di alcune storie che circolavano a Santo Domingo a proposito di una creatura simile? Che i primi esploratori chiamavano semplicemente El Lagarto, la lucertola. Nonostante i terribili racconti, qui intero sembra fuori pericolo, ma le sue ferite avranno bisogno di qualche giorno per guarire. Crebbio non ci voleva. Sarà un coccodrillo, un alligatore, probabilmente. Dovremmo curarlo. Co Ci sono dei selvaggi? Eh sì. Oddio, abbiamo un tizio malato. Riusciamo a scappare? Cioè, ce ne abbiamo uno che manca e l'altro che è malato. Cribbio. Ci hanno preso. Un gruppo di nativi ti ha seguito sin dal momento in cui hai iniziato a farti strada attraverso le montagne. Quando ti raggiungono non li riconosci come Taino. I loro volti sono decorati con fieri colori di guerra e i loro abiti sono di un marrone spento, anziché verdi come usano i Taino. Cribbio non ha neanche salvato. Ah, cioè, forse ci sono gli autosalvataggi. Non danno segno di desistere dall'inseguimento, per cui fuggire potrebbe essere difficile, ma se sei veloce potresti avere il tempo di montare delle trappole o barricate se disponi del materiale. C'è una prova di esplorazione oppure preparati per la battaglia. Io tento di scappare. Livello medio però. Vediamo. Cribbio. Guidi i tuoi uomini in una marcia estenuante attraverso le montagne lontano dai predoni, ma la tua conoscenza di quest'area è a dir poco superficiale. I nativi vi sono presso le calcagne. Quel che è peggio, a causa del tuo fallito tentativo di fuga, sei costretto a combattere questa battaglia alle loro condizioni, senza avere il tempo di montare barricate o trappole. Cribbio. Ah, ma ne devo scegliere 6 comunque. Credevo che avrei dovuto utilizzare tutto il battaglione al completo. Allora direi che prendiamo Pintado. Hiruenes, che è salita di livello. Poi prenderei qualcun altro di stanza. Rafael Lopez. Un dottore lo prenderei se per caso c'è qualcuno a terra e poi prenderei degli altri soldati. Alberto, Bernardo. Chi è che sta male però? No, non è qua. Era tipo Federico Fernando, boh. Proviamo, speriamo.